Bentornati a tutti in questo nuovo video. Ciao a tutti. Oggi siamo qua con Pietro e facciamo uno scarico completo per la sua Honda Integra. Attualmente monta dei collettori Toda, i V2-4221 giapponesi per B18C. Oltre ai collettori di scarico ci sono anche collettori di aspirazione Edelbrock, Performer X, aspirazione maggiorata, che va nella freccia. Andrebbe qua sotto, adesso c'è la freccia che è il setup legal. Esatto, il setup legal. Dopo abbiamo fatto una freccia uguale a questa, nera, forata, in modo che se vado in pista o per esibizioni o raduni è un po' più figa, vedi dentro il filtro e basta. Sì. Si vede dentro il filtro e basta. Buona, quindi adesso non ci rimane che alzare la macchina sul ponte. Togliamo lo scarico che ha montato adesso e andiamo a costruirne uno come vogliamo noi, con le varie curve, le varie sezioni che vogliamo noi, per fargli fare davvero un bel po' di suono a questo motore che canta veramente tanto. Però prima di tutto facciamo partire la sigla. Ora abbiamo messo la tuta da lavoro e possiamo iniziare a lavorare a questo scarico. L'auto si presenta adesso senza scarico, completamente vuota, solo con montato i collettori di scarico. Quindi andremo a mettere la sua sonda, la sua flangia originale qua, che si attacca, e dopo da qui inizieremo con un tubo dritto, bello dritto, che arriva fino a qua in fondo, dove gli faremo fare questa curva. Dopo qua un'altra curva, uscire, scavalcare l'LCA e dopo uscire qua in fondo. Nella parte in fondo andremo a mettere un terminale Magnaflow universale, come quello della Civic, lunghezza da 18 pollici e mezzo, in modo che sia vada a coprire quasi tutto lo spazio che abbiamo vuoto qui, in modo da andare a ridurre il rumore fino ai 3000 giri, in modo esatto, da essere civili e simpatici alla legge. Dobbiamo utilizzare un terminale così grosso appunto perché tutta la linea di centrale è vuota, non c'è nessun silenziatore. Quindi adesso montiamo la flangia davanti, iniziamo a puntare i primi tubi, appoggiamo un po' le varie curve e vediamo un po' come costruirlo. Alla fine il concetto è un po' uguale per tutti, si appoggiano sulla macchina, si iniziano a posizionare, una volta che sono puntati tutti si smonta, si saldano completamente e dopo si rimontano per il risultato finale. Dai, iniziamo a puntare e saldare, che sono un bel po' di punti da fare. Siamo arrivati a buon punto e mi ha aiutato un sacco Pietro, anche se non ci arriva sul banco, però mi ha aiutato lo stesso. Attualmente lo scarico è così, abbiamo fatto tutto il centrale libero, adesso finalmente ho comprato questo attrezzo, poi abbiamo fatto la prima curva, poi curva, qua una sezione a 45 gradi, segmento, un'altra sezione a 45 gradi, e da questo punto ora non ci resta che uscire dritti e poi qua iniziare a fare la gobba, la tipica gobba per il terminale. Qua ci andrà tutto il terminale completo fino a qui, qua la gobba per scavalcare al braccetto, qua una V-band mettiamo, supporto e quel pezzo qui. Praticamente questa qua è l'ultimo pezzo di centrale, poi ci sarà la flangia e poi ci sarà il terminale. Quindi adesso montiamo sull'ultimo pezzettino, andiamo a chiudere poi tutte le saldature completamente. Con l'attack. Con l'attack, sì. Dopodiché possiamo iniziare a fare il terminale. È abbastanza lungo un po' tutto il processo, ma è sempre lo stesso che vedete nei video. Appoggi, dalle puntata, taglia, dalle puntata. Facciamo un paio di riprese dove saldo tutto e vi lascio tutta la parte del terminale per l'assalto e poi passiamo subito all'action con la macchina montata, che sono curioso di sentire il sound. Cosa dici te?
Secondo me sì, anche usato nel filtro nel paraurti e sì, anche quello lì. Secondo me si sente tanto. Suona, davvero, davvero. Quindi adesso saldiamo e dopo ascoltiamo che suono fa. Non è andato. Dai, l'abbiamo appena tirata giù dal ponte. Adesso vediamo un po' come suona, che siamo molto curiosi. Ma dovrebbe essere discreto, secondo me. Il silenziatore è abbastanza grosso. C'è la batteria che è al limite. E il suono sembra molto molto silenzioso. Originale. Originale, mica tarocco, eh? Abbiamo deciso di fare un'uscita normale. Il solito beccuccino, nulla di estremo. Però sembra stock. Macchina è sempre bella pulita. Sì, eh. Sì, pulitissima. Le Maru. Adesso la tiriamo giù dal ponte, la mettiamo di fuori un attimo, sennò qua ci intossichiamo, perché ovviamente avete visto non c'è catalizzatore, non c'è niente. La scaldiamo per bene e dopo possiamo iniziare a fare un po' di sgasate e andiamo a fare un giro per sentire com'è il sound. Andiamo a sentire un po' il sound del nuovo scarico. Che ne dici? Se ciocca, buono buono, è bello potente il launch control e suona mica da ridere. Buono buono. E se andiamo a fare un girettino, dai, farci arrestare. Andiamo a fare un girettino, sentiamo un po' com'è l'onboard e poi se riesco vi faccio sentire anche un passaggio, così almeno sentiamo veramente come suona quando sta tirando questa macchina. Adesso stiamo provando l'auto su strada e sembra veramente molto silenziosa, perché andando normalmente sui 2000-2500 giri non si sentono risonanze, non si sente niente. Nonostante avete visto che c'è il centrale che è completamente vuoto, non c'è praticamente niente. E l'auto dietro si presenta così, ovvero senza sedili, e si dovrebbe sentire tantissimo dal terminale, invece non si sente praticamente niente. Come terminale, vi ripeto, abbiamo messo un Magnaflow come quello che ho installato sulla Civic. È veramente grosso, ovale. Tutto lo scarico è stato fatto da 63 ed è davvero molto silenzioso. Facciamo un po' di accelerata e vediamo un po' come suona da dentro. Micidiale, super buono e si sente molto anche l'aspirazione. Non è un rumore che spernacchia e non è nemmeno troppo alto di volume, ma è bello bello corposo, bello pieno. Sì, è dato la giusta voce a questo 1008. Esatto, non è la tipica Civic che fa che fa ridere. Esatto. È bello bello pieno. Poi in questo caso si sente molto anche l'aspirazione col filtro che va nel faro dove vi abbiamo fatto vedere prima. Esatto. Che va dove c'è la freccia. Anche quella fa tanto davvero. C'è grip. C'è giù un po' freddo, un po' umido. Sì. Vediamo se riesco a fare una ripresa da fuori, da farvi sentire com'è il rumore da fuori. Che però sembra bello, bello incazzato. Esatto, promette davvero molto bene. Thank you.
Beh, che dire, penso si commenti da solo. È veramente mostruoso, è stupendo come suono. Com'è? Puccia! Puccia! Ora! Buona, buona! Adesso torniamo là alla base, che abbiamo già fatto abbastanza rumore stasera. Sì. Buona, siamo ritornati qua e l'auto va veramente bene. Siamo estremamente soddisfatti. Sì, il suono è veramente sublime. Silenzioso quanto basta quando va normale e quando va forte avete sentito che voi. Ve ne siete resi conto? Sì, si sente davvero tanto. Suona veramente bene. Non servono parole. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate qua sotto cosa ne pensate di questo scarico e di questa macchina e delle onde in generale, dato che stiamo trattando un po' di onda adesso. Iscrivetevi al mio canale per altri video come questo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!